Bentornati in un nuovissimo video di Acquario Low Cost. In questo video vediamo l'acquario di Giuseppe. Infatti Giuseppe mi contattò il 24 novembre del 2018 per chiedermi dei consigli rispetto al suo acquario. Mi diceva che aveva dei problemi con le piante, aveva delle carenze e le foglie delle piante, insomma, si sciupavano e quindi poi esteticamente risultavano comunque brutte. E appena mi ha mandato le foto, ho capito che probabilmente si trattava di una tipica carenza di potassio, perché comunque è una carenza tipica, perché comunque generalmente i prodotti commerciali sono un po' sbilanciati rispetto a questo macroelemento, nel senso che ne viene inserito poco. Tutto questo secondo me, però poi nelle mie varie esperienze ho avuto appunto delle conferme. Quindi a quel punto, siccome Giuseppe mi diceva che stava appunto finendo questi prodotti della Dernel e voleva comunque cambiare, mi chiedeva un consiglio su un fertilizzante buono da appunto sostituire. Oltre ai prodotti della Dernel, sempre della Dernel, Giuseppe utilizza anche il Calbo e mi ha chiesto dei pareri. Ecco, il mio parere su il carbonio liquido in generale, di qualunque marca sia, è che sia un prodotto da evitare. Vi spiego perché. Perché praticamente i prodotti carbonio liquido, che è un nome prettamente commerciale, in realtà contengono un disinfettante che, se non sbaglio, è la glutaldeide. La glutaldeide, scomponendosi in acquario, libera carbonio in effetti, ed è questo il vantaggio che vediamo utilizzando questo prodotto. Però non si dice mai che rischia di andare a intaccare la flora batterica del nostro acquario, quindi rischia di danneggiare appunto il nostro filtro biologico. Ecco perché in genere consiglio di non utilizzarlo, anche perché è molto meglio utilizzare la CO2 allo stato gassoso, piuttosto che utilizzare questi prodotti che, come vi ripeto, secondo me alla lunga potrebbero danneggiare il filtro e comunque i batteri buoni in acquario. Siccome però Giuseppe ormai aveva questo prodotto, non dico di non utilizzarlo, ma semmai utilizzarlo in modo blando e poco, insomma, non utilizzarlo di sicuro tutti i giorni, ma utilizzarlo una volta ogni tanto per dare magari quella marcia in più alle piante, perché sempre carbonio effettivamente rilascia, però appunto utilizzandolo poco non si rischia di andare a intaccare i batteri, ad uccidere i batteri buoni del filtro. Qui ho consigliato a Giuseppe semplicemente di usarlo meno e ormai finire il prodotto, visto che ormai ce l'aveva, perché non fa male, anzi aiuta, ma lascia comunque un dubbio su quello che succede poi alla flora batterica, per cui io consiglio di non usarlo. Se proprio ormai ce l'avete e lo volete usare, usatelo poco e non spesso. Tornando quindi al discorso fertilizzanti, ovviamente io, avendo un PMDD che ho realizzato io, mi piace consigliarlo e l'ho consigliato appunto anche a Giuseppe e ho detto comunque costa poco e magari scopre che si trova magari anche meglio che con i prodotti della Dennere. Per cui ha preso da me il fertilizzante e anche le capsule da interrare nel fondo. Bene, dopo circa 2 settimane di utilizzo poi dei miei prodotti, sono i primi risultati che ha avuto Giuseppe. Mi ha mandato delle foto e insomma, sono stato anche contento di aver consigliato bene e aver comunque proposto i miei fertilizzanti, che come sembra dalle prime settimane stiano facendo il loro lavoro. Queste sono le foto di oggi. Come vedete, i risultati ci sono. La massa vegetale è cresciuta tantissimo, soprattutto la sessiliflora, e fa un bellissimo effetto con questo ciuffo enorme in mezzo all'acquario. E se non sbaglio, ti avevo anche consigliato di cambiare lo sfondo, perché avevi quel classico sfondo con le piante finte, e come vedo lo hai fatto, hai messo un bellissimo sfondo blu, e come credo avrai notato anche te, dà un tocco molto bello all'acquario, ma soprattutto crea quel contrasto con le piante che prima
non si percepiva e quindi ottimo lavoro, direi. Parliamo però della popolazione, della fauna. E questa è una cosa che ti avevo detto anche all'inizio, però ovviamente tu mi hai risposto che purtroppo, come spesso capita, all'inizio si mette dei pesci che non sono compatibili e poi ci si ritrova dei pesci purtroppo in vasca che non sono compatibili, sempre magari sotto consiglio del negoziante. Quindi anche tu hai messo dei poicillidi, perché se non sbaglio vedo dei platidi, dei guppi e dei neon oppure dei cardinali, non so, mi sembrano dei neon. Comunque, ad ogni modo, neon e poicillidi non stanno bene insieme perché hanno bisogno di valori differenti. Quindi il consiglio di sicuro migliore è quello che di togliere i neon. Se hai la possibilità di riportarli in negozio, magari li porti e prendi degli altri poicillidi. In questo modo avresti, e comunque, appunto, una popolazione che vuole comunque più o meno gli stessi valori. Ora vedo anche, non mi ricordo il nome scientifico, dalle mie parti le chiamano pesce pinguino, e non mi ricordo il nome scientifico, però non mi ricordo neanche, credo che vogliano anche loro un'acqua più tenera, per cui eventualmente informati anche su quelli e se è il caso di riportare anche quelli. Se non hai la possibilità, come credo, di dargli a qualcuno di riportarli al negozio, perché molto spesso non li prendono i negozi indietro, e niente, l'unica cosa da fare è quella di creare dei valori che siano un compromesso per tutti, e quindi un pH neutro, un'acqua non troppo dura che vada bene ai guppi ma anche ai pesci che vogliono appunto acqua più tenera. Si dice che in realtà in questo modo non si faccia contenti nessuno, perché sia i guppi che vogliono acqua dure e sia i platidi che vogliono acqua dure avranno un'acqua intermedia, e invece i pesci che vogliono acqua più tenera avranno comunque un'acqua intermedia, quindi nessuno sarà perfettamente contento, però diciamo sarà un compromesso valido per tutti. Meglio non farlo se possibile, ma se siamo costretti perché non possiamo rimediare, questa è l'unica soluzione. In un'altra mail mi chiedevi della luce, se potevi modificarla, perché tu hai due neon T8, uno fitostimolante e uno a luce bianca, se non sbaglio, e niente, mi chiedevi come poterli sostituire e mettere dei neon LED. Ora c'è assolutamente la possibilità di farlo, perché ci sono ormai già fatti dei neon che hanno la stessa dimensione dei neon T8, e invece della luce fluorescente all'interno ci sono una striscia di LED, e quindi puoi tranquillamente sostituirli. L'unica cosa è che quelle plafoniere per luce fluorescente hanno all'interno un componente che non so, io non sono bravo nell'illuminotecnica, però credo sia un trasformatore. Semplicemente va eliminato quello e va fatto un collegamento diretto. In quel modo i LED funzioneranno regolarmente e non si dovrà fare altro, e potrai sfruttare la plafoniera che avevi già. Infine, nell'ultima email, oltre ad avermi mandato delle foto di aggiornamento del bellissimo acquario che ne è venuto fuori, mi chiedevi anche come mai cominciavi a vedere anche delle carenze su alcune foglie delle piante, soprattutto se non sbaglio l'Echinodorus. Allora, per concludere, ti faccio questa similitudine fra l'acquario come era un mesetto e mezzo fa e come è adesso, in modo da portarti a riflettere un attimo. Come puoi vedere dalle due foto messe in confronto, all'inizio soprattutto la sessiliflora, ma anche le altre piante, avevano una massa vegetale che è così ad occhio probabilmente un quinto della massa vegetale che hai adesso. È chiaro che io ti ho consigliato di iniziare con circa 7-8 ml a settimana, mi sembra. Poi tu giustamente mi hai chiesto se potevi fare una fertilizzazione giornaliera e quindi trasformare quei 7 ml alla settimana in 1 ml al giorno. E si può fare benissimo, anzi è anche consigliato. Il problema in realtà è che spesso non c'è il tempo e la voglia di farlo. Però questo tipo di fertilizzazione, soprattutto con il ferro,
È sicuramente consigliabile perché ovviamente si riesce a controllare meglio l'acquario. Diciamo che non è assolutamente indispensabile, io non lo faccio mai, io faccio sempre fatto una fertilizzazione settimanale o ogni 2 settimane, però se uno ha voglia di farlo e ha il tempo per farlo, sicuramente è qualcosa di migliore e quindi si può fare una fertilizzazione giornaliera. Però, come ti dicevo, la fertilizzazione giornaliera che facevi all'inizio era di 1 millilitro al giorno, quindi adesso ti ho consigliato di raddoppiare. Visto che la massa vegetale è più che raddoppiata, direi che bisogna raddoppiare anche la fertilizzazione e probabilmente ci sta che non basti, quindi magari dovrei pure anche triplicarla. Però non è detto, vediamo, intanto raddoppia, vedi come va. Se noti ancora queste carenze, magari puoi aumentare ulteriormente. Però intanto raddoppia e vedi come va. Per il resto ti faccio complimenti perché ne è venuto fuori veramente un bellissimo acquario. E niente, io spero che questo video sia stato utile anche ad altri e noi ci sentiamo in un prossimo video. Ciao a tutti!